Ciao amici, non so se mi sto riprendendo, stiamo andando a vedere la foresta incantata, tipo, non so, una roba delle luminarie, ma non quella originale di Salerno. Andiamo a Ricciano perché siamo ignoranti e un po' cafoni, ma questa è l'occasione per provare il nostro fantastico nuovo microfono, vediamo se va bene, ed è addirittura la prima volta che riprendo in 4K. Questa cosa del vlog ti sta sfuggendo di mano. Cioè, dovresti goderti la vita, invece metti davanti questo obiettivo che è veramente una tristezza. Just a life to live, no time to waste, keep up the beat, so much more you can see, if you let your feelings set you free, higher, take me higher, with your love I feel like having wings, stronger, make me stronger, there is lo scandalo, ci sono delle luci spente, la festa delle luminarie, ci sono così, quindi solo il simbolo fallico è acceso, il simbolo fallico è perfettamente acceso, ma comunque io adesso risico 2 euro indietro perché lì c'è un pezzo spento. Che sicuramente da vedere, però qui c'è tutto spento, cioè io comunque metà del biglietto risico. Infatti adesso ci facciamo rimborsare il biglietto. Cosa ne pensa lei? Penso che sia la cosa giusta. If your seat belt's fastened, take a risk. Try the top to reach. Reach the limits now and find the peak. Higher, take me higher. With your love I feel like having wings. Stronger, make me stronger. Sì, vabbè, blackout. Abbiamo fatto pochi passi, quindi sembrerebbe abbastanza carino. Noi non possiamo, non abbiamo un metro di misura, perché non abbiamo visto quello di Salerno, quindi non sappiamo se è meglio o peggio. Un sospetto ce l'ho. Anch'io, però... È solo un sospetto maligno, sospetto maligno, ma ce l'ho. Però c'è, ci sono gli altri che, del gruppo che ci sono andati, puoi chiedere a loro. C'è la fontana, e c'è la brocca, e questa è l'acqua, guido. Sì! No, stavo mostrando la foto di della Sagra Famiglia in carcere, dentro la posta lì, dietro la gabbia, che quest'anno l'hanno presi tutti. Tutti al gatto, quindi niente, l'hai fatta le foto? Allora diciamo che era partita male la cosa, io non so neanche se mi sto riprendendo a dire il vero, però era partita malissimo la cosa perché era tutto buio, era tutto spento, poi si è un po' ripresa, perché sa, proprio nel momento in cui la gente stava per andare a chiedere i soldi indietro, questa è la cosa importante, però poi è successo il miracolo. Improvvisamente quando la gente ha chiesto i soldi è successo il miracolo. L'unico vero problema c'è proprio una vecchia in particolare che ha deciso di molestarmi. L'anima. Non va bene. Oggi è la giornata di inaugurazione. Che ti stai a bere? Vin brûlé. Che sarebbe? Vino caldo. Cincin. Questo ti fa tornare bambino. Sì. Infatti dei segni di incontinenza questo, infatti, quasi. Però non c'è il pallonino, male, non sarebbe il problema. Un bambino fino a quel livello. Molto bene. E c'è. Molto bene. Mio Dio. Comunque sì, tutto molto bello. Però? Tranne lui. No, niente, però dopo un po'. Allora se questo si sta zitto 2 secondi, assolutamente, poi non sa cosa deve dire, quella è la cosa inquietante. Comunque è tutto veramente molto bello, se sei bambino sicuramente deve essere entusiasmante, deve essere appassionante,
sei un po' più grandicello, diciamo, da un po' due palle, però è carino, è veramente carino. Anche se adesso cercheremo di scoprire se quello di Salerno, che è quello originale, è meglio o peggio di questo. Voi avete visto pure quello abbiamo di Salerno? Abbiamo visto Salerno. Dai, carino, carino. Si può fare. 5 euro. 5 euro si può fare. 10? No. Sì, sì, 5 euro se lo fa, 10 sono pure troppe, sono un po' troppe. È più bello quello di Salerno? No, non c'è paragone. Salerno è tutta la città che è messa a luminaria, quindi c'è un punto dove addirittura tu scendi delle scale e c'hai sopra come il cielo di stelle, tutte blu, è una cosa che non si può descrivere. Ed è gratis. Ed è gratis. Però non si cammina. Però non si cammina. Cioè ci devi andare all'ora dell'imbrunire, che allora riesce ancora a far camminare e ancora a fare. C'è un altro che vuole dire le sue impressioni. Vai, adesso tocca a te. La cosa bella di Salerno è che l'anno scorso è stato un regalo di tutti amici e parenti per il compleanno, quindi anche vostro. Vai. E ci siamo andati anche in un bed and breakfast a Vietri sul mare, quindi abbiamo fatto una doppia visita pure a Vietri. Allora seguiremo il consiglio. Aspetta, vai da papi. Aspetta. Dai. Allora, l'esperienza è stata carina, anche se veramente un gran casino, perché chiaramente oggi è l'inaugurazione, 5 euro forse, come hanno detto anche Massimiliano e Daniela, può valere la pena. Nel frattempo, dato che siamo a Riccia, siamo fermati alla fraschetta, che fa? Intanto mangi un po' di porchetta e qualcosa del genere, quindi la nostra esperienza luminaria è finita qua. Adesso sentiamo un giro di pareri, anzi più che altro sentiamo cosa ne pensa Marco e poi mangiamo, arrivederci e grazie. Beh, siamo reduci da questa bellissima esperienza illuminante, si può chiamare illuminante? Sì, si può chiamare illuminante, dove ancora una volta si dimostra che gli esseri umani sperperano energia inutilmente, proprio così si sa sbafo, cioè, come a Dubai quando si quando gli sceicchi fanno la pista da sci, le piscine, così lasciano evaporare decine di tonnellate di acqua, così come se niente fosse. E che qui in Italia si sperpera energia elettrica, perché noi siamo fieri. Però ci hanno regalato il vin brulè, che ho come l'impressione che fosse l'avanzo, perché stavano subito dopo, hanno chiuso tutto e se ne sono andati, quindi per non buttarlo, vabbè, andiamo a questi quattro sfigati, così. Che però era troppo garofano, a me il garofano mi fa pensare a Mariano. Mar dei denti, è sicuro? È sicuro? È sicuro? Che posso fare una foto solo con la stella così? Lo chiedo, posso fare solo una foto? Sì, io passo e poi fa la foto.